Allora, una partita davvero difficile da commentare, o forse è facile da commentare perché si può dire male, male, male. Sì, oggi è la prima volta. Probabilmente da quando ci sono io abbiamo sbagliato la partita di Pescara, quella di oggi. Dispiace, perché oggi non c'eravamo, al di là che poi sull'1-0 abbiamo preso due pali e la parata di Provedel. Ma quando sei così, perdi le seconde palle, non hai la cattiveria giusta, la Serie A è questa, puoi giocare contro chiunque, oggi avremmo perso contro chiunque. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, però io sono responsabile, sono allenatore, per cui dopo queste partite puoi solo chiedere scusa ai tifosi, alla società. Siamo affranti, abbiamo sbagliato tutto oggi, però adesso rimbocchiamoci le maniche, recuperiamo qualche giocatore, dopo la sosta dovremo ripartire dalla partita di Verona. Oggi va cancellata perché l'abbiamo sbagliata in toto. Al di là dell'approccio sicuramente sbagliato, alla luce di quelli che sono stati gli ultimi due risultati, no? Ci focalizziamo su questi due perché dovevano essere un po' quelli della svolta. Può esserci un problema mentale all'interno dei calciatori oppure assolutamente no? No, perché se no non vai a Verona, fai 15 tiri e 7 occasioni da gol clamorose. Poi puoi sbagliare una partita, oggi abbiamo poche scuse, abbiamo sbagliato la gara completamente, dovremmo cercare di analizzare i problemi, adesso a fine partita ognuno trova la chiave. Ci vuole un po' di tranquillità, ci alleneremo, faremo di più in allenamento e poi cercheremo di ripartire dalla partita di Verona. Oggi ormai è andata, dispiace, perché non l'abbiamo fatta come le volevamo. Insomma, in questo anno e mezzo mi è capitato a Pescara, quest'anno di aver bucato completamente la partita. Per cui mi auguro che non succeda più, visto che la squadra ci ha abituato in un altro modo. Quindi sei tranquillo sul punto di vista soprattutto della personalità, perché paradossalmente è una squadra che contro le big ha giocato a viso aperto, poi nelle due partite, no, che dovevano rappresentare un po' la svolta, ha frenato. Può essere una questione di personalità oppure semplicemente una partita sbagliata da un punto di vista tecnico-tattico? Ma io penso che in questi frangenti, come abbiamo fatto l'anno scorso a Pescara, l'unica risposta alla medicina è il lavoro. Cioè, dopo le parole, ognuno di noi potrà dire la chiave, i giocatori, il Moi che è stato fuori, ma oggi avremmo perso in questo. Cioè, se c'è questa cattiveria, c'è questa voglia di vincere, perdiamo le partite. Però è successo raramente, è successo oggi, in Serie A è la prima partita che sbagliamo dal punto di vista mentale, fisico, non c'eravamo sotto ogni punto di vista, per cui speriamo che sia solo un episodio. Io in questi frangenti conosco solo una parola, che è quella del lavoro. Poi le chiacchiere le faranno altri, a me mi interessa poco. Sapevamo che questa è la realtà della Serie A, se non affronti le partite nel modo giusto ne perdi qualcuna. Noi è da un anno e mezzo che non abbiamo mai difficoltà e dovremmo essere bravi anche qui a crescere e a lottare tutti insieme per cercare di fare un altro tipo di prestazione. Sì, beh, quando si fanno queste partite sarebbe meglio giocare subito, però noi abbiamo fuori giocatori al di là di quelli che giocano, comunque Barba, Iago Falche e Viola sono giocatori che dopo la sosta saranno pronti, per cui insomma, recuperiamo giocatori importanti, però al di là dell'assenza di questo adesso abbiamo due settimane per lavorare bene, affrontare una partita difficile come quella di Firenze in un altro modo rispetto ad oggi. Ma io sinceramente questo è un lavoro che se mi preoccupassi dovrei preoccuparmi tutti i giorni, per cui io vado avanti, ho detto prima, conosco il lavoro, insomma è chiaro che l'anno scorso era un altro tipo di categoria e sapevamo che ne avremmo perse poco, quest'anno sapevo che ne avremmo perse qualcuna in più, adesso ne sono arrivate tutte in un determinato modo, oggi non mi è piaciuta la sconfitta per come l'abbiamo affrontata e l'abbiamo visto tutti. Per cui io sono preoccupato il giusto, però vado avanti, sono convinto che il lavoro ci darà i risultati. Poi la Serie A sappiamo che avremmo sofferto, sappiamo che siamo neopromossa, sappiamo che tutti ci danno retrocessi a inizio campionato, per cui queste cose dobbiamo avercele ben chiare in testa, ma questo non può essere un alibi. Noi dobbiamo fare altro tipo di partite, dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi, il nostro presidente, il nostro direttore. Oggi siamo mancati in toto e questo mi dispiace. È capitato poco sotto la mia gestione, mi auguro che non succeda più. Non lo so, ma ha chiesto il cambio, adesso non ho avuto modo di vederlo, insomma adesso c'è la sosta, speriamo di recuperare tutti e poi insomma vedremo già da Firenze, mi auguro, un'altra squadra.
Ma io per come sono la rigiocherei stasera, per cui, perché so che ci sto male, so che quando non vedi in campo la tua squadra, il principale colpevole è l'allenatore, per cui mi assumo le mie responsabilità, però questa squadra ci ha dato tantissimo, oggi ha bucato una partita come ha fatto l'anno scorso a Pescara, ma da questo punto di vista non ha mai mancato, per cui siamo arrabbiati, ma adesso lavoreremo. Poi oggi non penso che tatticamente ragionare, oggi avremmo perso con qualsiasi sistema, con qualsiasi giocatore in campo, perché non era la solita squadra che lotta su ogni palla. Questo mi dispiace, però più che dire che abbiamo sbagliato e che il lavoro ci porterà a essere quelli che siamo sempre stati, mi auguro.